Dottore, grazie e buon proseguimento dei suoi impegni istituzionali. Arrivederci. Va bene, buonasera. Io sono appunto ispettore tecnico al Ministero dell'Istruzione, attualmente lavoro agli ordinamenti scolastici e è usuale ormai ricordare la frase di McLuhan, che il mezzo è il significato. Allora io sono il mezzo in questa situazione e voglio solo ricordare alcune cose che però hanno attinenza con l'argomento anche che diceva prima il dottore. Cioè, come ispettore sono stato presidente del GIP, del gruppo interistituzionale appunto per i problemi della disabilità e dell'integrazione della scuola per vari anni. Lo ricordo, questi gruppi erano distinti interistituzionali, che se ne è parlato abbastanza ora, erano stati creati in seguito all'atto di indirizzo del ministro dopo la legge 104. Ho fatto una prima notevole esperienza appunto di questi rapporti tra le istituzioni. La cosa principale che in sintesi va detta è che le istituzioni non tendono, nel caso del dottore qui probabilmente un'esperienza positiva, ma nella mia e in generale nell'esperienza italiana lo vediamo anche poi quotidianamente, anche nella questione ultima dei rifiuti per esempio, le istituzioni non tendono spontaneamente a interagire positivamente perché dispongono di tradizioni, di codici diversi, di questo va tenuto molto presente. Quindi io in quella situazione conobbi la prefettura, conobbi gli enti locali, appunto io che ero il ministero, non ultimo, anzi importante, le ASL con la loro cultura, i medici che partecipavano e quindi portavano un loro linguaggio non comprensibile per esempio ai dirigenti scolastici eccetera. Quindi direi che a 33 anni, perché tanti sono, leggevo la ricerca che io ho coordinato, ormai sono 33 anni dalla legge 77 sull'integrazione scolastica, sono 33 anni che si è avviata e si è bene, come oggi possiamo vedere, ben sviluppato questa chiamiamola linea dell'integrazione scolastica, e questo è un aspetto che poi vedremo, poi confluisce in altri. Quindi è stata un'importantissima, non direi innovazione, ma una importantissima apertura sia metodologica che contenutistica dell'istruzione pubblica. Sempre per inciso va detto che probabilmente questi 33 anni vanno retrodatati. Io mi interesso un po' di storia della scuola e non credo che sia perdita di tempo tenere conto che questa riforma in realtà risale a qualche secolo fa, cioè sicuramente se andiamo a vedere si va verso il XVIII secolo, il Settecento, in cui si aprono le scuole, no? Cioè gli stati, i sudi sovrani illuminati si pongono il problema, no? Dell'educazione del popolo. Non è da trascurare questo fatto, perché appunto prima di allora sappiamo la sorte non solo di diversamente abili, ma la storia anche proprio di chi non aveva i mezzi per andare a studiare il latino, perché poi non c'erano scuole elementari. Chi poteva si faceva il corso in casa delle prime lettere con gli abecedari, eccetera, e arrivava poi a studiare il latino con cui si accedeva al grande eriere. Solo, scusate, nel Settecento appunto si apre questo discorso ed è aperto tuttora, perché qual è poi il senso del curriculum, della formazione, a che livello si può portare la formazione, no? Di un diversamente abile, ma anche poi di qualunque di alunno, il discorso ci porterebbe molto ampiamente, però secondo me va tenuto, va ancorato, cioè va inquadrato il discorso comunque dell'integrazione scolastica in questo discorso più ampio, cioè quale destino deve avere, no? la formazione del popolo, tra virgolette nel senso migliore. E questo è un aspetto. L'altro grosso filone di innovazione è quello che poi io in questo articolo segnalo, questo quaderno degli studi e documenti degli annali della pubblica istruzione, dove voi troverete tutto quello che può servire, e grazie al dottor Pardi e al dottor Simoneschi, dove c'è la summa di tutto quello di cui stiamo parlando. E io ho curato una piccola parte, dove però tratto del come il Ministero dell'Istruzione
sono entrate le tecnologie, entrano come sapete nell'85 con le prime circolari in alcuni istituti tecnici, ma si sviluppano soprattutto negli anni 90. Anche lì io porto come la mia testimonianza la mia vita, cioè ho avuto la fortuna di entrare nella direzione di sistemi informativi e vedere come la direzione si è allargata via via nelle scuole, ha coinvolto eccetera, e lì si è impattata con il problema delle diversamente abili e quindi ecco, dalla collaborazione, questa è storia, dalla collaborazione tra il direttore generale per lo studente, della direzione per lo studente, allora dottoressa Moioli, e il direttore per i sistemi informativi Musumeci, nacque questa integrazione e questa collaborazione che è stata fattiva, perché dal 2005 ad oggi ci ritroviamo ancora insieme, amici, insomma, anzi più dopo gli iniziali, e lo dico non solo per amore autobiografico, ma proprio perché è qui che ci sarebbe da ancora più approfondire come mai tra esperti, no, di diritto, di amministrazione, esperti di problematiche psicopedagogiche eccetera, e rappresentanti di didattica quali io sono, quali i problemi poi che abbiamo visto anche di specialisti del campo, che resistenze scattano, no, nel momento in cui vengono messi insieme, perché non è che basta dire ecco qui ci sono i soldi, qui c'è la legge e lavorate. In realtà invece da quel momento, dallo start di quel momento invece scattano poi, come poi tutti voi siete persone come noi nel mondo della scuola, scattano una quantità invece di problematiche. Io ho avuto esperienza per esempio di equip socio-psicopedagogiche in altri ambiti, in uffici di corsi, e lo dico per allentare anche un po' la cosa, ma fa capire molto che per esempio gli psichiatri quando fanno gli staff fra di loro, gli psicologi, se lo sanno che hanno questo problema, e già per sondarsi, per esempio c'è un gioco che provate a fare voi, tra marito e moglie, per esempio, se usa una matita, una penna, ognuno la tiene per un dito, no? A occhi bendati, e deve cercare di mandare l'altra persona farsi verso una certa direzione. Ed è incredibile, dicevano che proprio medici, tale la resistenza che avevano una canna che si piegava tra la pressione che ognuno di due faceva sull'altro. È una metafora per far capire appunto che le problematiche nella progettazione didattica vanno affrontate, vanno tenute presenti. Poi sempre andando avanti c'è un terzo filone che a me sembra molto importante. Questo filone è stato diciamo formalizzato nella gestione del ministro Fioroni, ma lui l'ha ripreso molto, insomma, probabilmente come bandiera insegna. In realtà c'è un, l'ho rivisto negli anni poi, c'è un principio, direi proprio un principio, un fondamento educativo che potrebbe essere, ringrazio il dottor Pari e il dottor Simonetti di averlo accolto, il concetto di nuovo umanesimo. Cioè sicuramente nell'incontro che abbiamo visto interistituzionale, il fatto che le tecnologie, verso questo, ma insomma le tecnologie allargano enormemente l'orizzonte, si parla di centinaia di milioni di siti, no? In internet, e con tutto quello che significa tutto questo abbiamo un'enormità, no? Di conoscenze, di saperi che vengono messi in gioco. Che cosa significa questo? E torniamo però al nostro punto, sennò qui ci perderemmo nello spazio. Cosa significa per noi che ci occupiamo di formazione e di istruzione? Significa che dobbiamo allargare la nostra visione, ma allargare non si può farla come esposizione di principio, come si fa nei convegni, si dice vabbè, occorre la migliore. È chiaro che occorre un concetto forte sul quale poter lavorare anche sulla base di testi, di materiali, di esperienze. Sicuramente, come è stato riportato e si è tentato l'esperienza col nuovo curriculum, questo concetto di nuovo umanesimo si presta, nel caso nostro, a dare una serie di risposte. Dico solo alcune cose perché poi chi vuole riprenderlo lo può trovare. Per esempio, sono almeno tre le grandi linee indicate dagli studiosi, come Ceruti, eccetera. Scusate. Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza, l'universo, il pianeta, la natura, la vita, l'umanità, il corpo, eccetera, eccetera. Quindi vedete che si va verso il superamento delle tradizionali discipline scolastiche. È in atto però ancora molto, soprattutto nella scuola secondaria, eccetera, la compartimentazione c'è, e il superamento occorre richiede delle metodologie che vanno ben sperimentate e verificate, soprattutto nel caso nostro dell'integrazione. In questi progetti noi l'abbiamo visto, e quando abbiamo anche incontrato i responsabili,
non ci è bastato chiedere diciamo ai signor Spurgeon il contenuto del progetto, ma anche di vederne tutte le correlazioni contestuali, sociali, psicologiche, eccetera. Poi, promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo, come la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, la capacità di comprendere le implicazioni per la condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie, la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze, la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. Altra linea fondamentale è diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana, il degrado ambientale, il caos climatico, eccetera, eccetera, l'incontro e il confronto di culture e di religioni, possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni ma anche fra le discipline e fra le culture. È il concetto un po' così, ma insomma, di sfondamento delle discipline, no? Quello che di fatto noi abbiamo visto in pratica, ma secondo me occorre riflettere ancora parecchio. Cioè, lo sfondamento della disciplina non può essere fatto, è quello che diceva uno studioso come Piaget, le ibridazioni anche feconde, cioè tra psicologia e sociologia e antropologia. Però nella scuola tutto questo, ripeto, ritorniamo all'inizio, io poi ormai sono un po' di decenni che sono nella scuola, ripeto, non è che è indolore, eccetera, richiede un approfondimento preciso di che cosa scatta nel modificare, proprio la figura dello psicopedagogista, no, che non è entrata nella scuola, cioè la chiedersi perché. No, ma anche quella del bibliotecario specializzato, tutte figure che vengono rigettate. Cioè la scuola ormai si è data una sua struttura storica a partire da quel 700 famoso e nel 60 per l'Italia, che porta la scuola ad avere delle esistenze. Sicuramente anche questi progetti sarà interessante di vederli fra un anno e vedere come sono stati accolti. Noi ci riproponiamo infatti di andare anche a fare qualche paracadutarci sul terreno. Grazie, buon lavoro.